un caso che possiamo definire psicopedagogico, nel senso che si tratta di un bambino di 8 anni, no? Che frequenta La terza la elementare. terza elementare e che presenta dei notevoli problemi di disadattamento. E noi abbiamo visto la volta scorsa come questi casi di bambini che si trovano in difficoltà sia per quanto riguarda l'adattamento, sia per quanto riguarda l'apprendimento in ambito scolastico, siano molto frequenti e che suscitano molto spesso dei problemi non poco rilevanti nell'ambito della famiglia e nell'ambito dell'istituzione scolastica. E molto spesso sono difficili da gestirsi, sia per le caratteristiche del quadro psicopedagogico, psicopatologico che presentano, sia poi per anche le complicazioni che vengono a creare a causa del disagio che procurano nell'ambiente familiare e disagio che poi si trasmette all'ambiente scolastico anche attraverso i genitori che spesso a loro volta hanno problemi non indifferenti. Ecco, quindi c'è tutto un intreccio di problematiche che vanno dall'istituzione alla famiglia e dalla famiglia all'istituzione e che naturalmente non sono agevolati dalla preparazione che ricevono attualmente gli insegnanti, perché gli insegnanti, come sappiamo, devono svolgere il loro compito di insegnamento e concentrano tutte le loro energie su questo compito. Il compito di carattere psicopedagogico non viene neanche preso in considerazione perché viene considerato un optional o qualche cosa in più, insomma, che può essere preso in considerazione per iniziativa personale dei singoli docenti, ma che non è previsto dalle attuali istituzioni e dagli ordinamenti che dovrebbero presiedere al funzionamento di queste istituzioni. Quindi c'è un grave sbilanciamento nell'istituzione scolastica tra le funzioni che dovrebbero essere svolte a vantaggio del compito fondamentale, che dovrebbe essere un compito invece proprio psicopedagogico. Nell'attuale istituzione viene preso in considerazione fondamentalmente il problema didattico, cioè l'insegnamento delle singole materie conformemente a quelli che sono i programmi ministeriali, per cui l'insegnante è praticamente concentrato sullo svolgimento del programma didattico, e quindi se il programma didattico si svolge regolarmente egli deve sentirsi a posto in rapporto all'istituzione. E quindi il rapporto ai suoi superiori, ai dirigenti scolastici, eccetera, e il rapporto anche al bambino che deve avere raggiunto un certo livello di istruzione, ha svolto ufficialmente il suo compito e si sente a posto con la sua coscienza. Mentre invece il problema psicopedagogico è completamente trascurato. Dobbiamo dire che oltre al problema didattico c'è il problema burocratico che generalmente l'insegnante modello svolge regolarmente, anche per quanto riguarda le incombenze burocratiche, i tempi che vengono dedicati sono assolutamente spropositati rispetto a quelle che sia il compito didattico, sia non ne parliamo neanche del compito psicopedagogico. Il problema fondamentale riguarda proprio quest'ultimo compito, che è il compito psicopedagogico, che o non viene preso in considerazione, oppure quando viene preso in considerazione lo è in maniera inadeguata, in maniera non sufficiente, in maniera inappropriata e soprattutto non programmata, perché viene il compito così psicopedagogico, non viene considerato neanche di competenza dell'istituzione. L'istituzione
praticamente lo ignora, tranne per quanto riguarda gli aspetti francamente patologici. Cioè, se c'è un bambino che presenta delle patologie conclamate o che è handicappato chiaramente, evidentemente, ed è praticamente in una situazione che chiede un intervento clinico, allora tutto questo è previsto e contemplato dall'istituzione in maniera più o meno appropriata e adeguata. Per quanto riguarda invece propriamente il problema psicopedagogico, questi interventi non esistono, cioè non sono, soprattutto non sono istituzionalizzati. E quando parliamo quindi di istituzionalizzazione del problema psicopedagogico, innanzitutto intendiamo la considerazione di questo problema come il tema centrale del problema educativo, perché come noi sappiamo non si deve pensare che la scuola debba fornire tutta una serie di nozioni, di informazioni, di conoscenze anche approfondite, anche in maniera specializzata in determinati casi. Tutto questo naturalmente rientra nei compiti della scuola, nessuno lo può negare, ma è un errore pensare che questo sia il compito principale della scuola. È uno dei compiti della scuola, è uno dei più importanti, perché ovviamente bisogna dare all'allievo le nozioni almeno fondamentali delle diverse materie, ma ciò che conta fondamentalmente per la scuola, per la formazione del bambino, è il problema di carattere psicopedagogico, quello che si riferisce alla formazione della personalità del bambino. E tutto questo problema della formazione della personalità sappiamo che è stato poi a parole preso in considerazione dai più diversi educatori, però in pratica non è programmato, non è istituzionalizzato, è considerato come un ideale che bisognerebbe raggiungere, ma che non solo non si lavora per raggiungerlo, ma in pratica non lo si prende in considerazione in maniera organica. Quindi si sa che c'è questo problema, ma il problema è ignorato, è accantonato, o se viene preso in considerazione, viene preso in considerazione in maniera inadeguata, insufficiente, inappropriata. Quindi questo appunto si può vedere quando si guardi non i casi conclamati, eclatanti, evidenti, dove esiste un problema patologico, perché come sappiamo purtroppo nella scuola esistono gli stessi problemi di psicopatologia che esistono nella vita normale di tutti i giorni. Esistono i bambini gravemente nevrotici, i bambini psicotici, esistono i bambini cerebropatici, esistono i bambini che hanno dei deficit intellettuali evidenti, e quindi in tutti questi casi entra in gioco la medicina ordinaria. Esisterà il medico scolastico, e nei casi in cui ci sia la necessità di verificare il livello di intelligenza ci saranno gli psicologi che faranno le misurazioni psicometriche dell'intelligenza. Insomma, tutte queste cose sono cose che in un modo o nell'altro vengono prese in considerazione dai diversi servizi che abbiamo nella scuola, insomma il medico scolastico, gli assistenti sociali, i psicologi, i psicometrici, eccetera. Ma quello che effettivamente è fondamentale è il rapporto che si stabilisce tra l'allievo e l'insegnante, e questo è il punto di partenza dal quale nasce la relazione insegnante-allievo, sulla quale si dovrà sviluppare tutto il rapporto con la scuola, che quindi nel quale rientra anche la stessa funzione dell'istruzione scolastica, quindi dei programmi ministeriali. Ma una cosa appunto è questa funzione della scuola dal punto di vista dell'istruzione, e l'altra è la funzione della scuola come formazione dell'allievo. La formazione dell'allievo come personalità dell'allievo avviene
quindi attraverso il contatto diretto con gli insegnanti e poi con tutto il resto delle istituzioni, presidi, dirigenti scolastici e soprattutto, e bisogna tener conto, della mediazione familiare, perché il bambino viene già da un ambiente in cui trova un mondo educativo che è il mondo della famiglia e che bisognerebbe pensare a quello che è come quello nel quale il bambino ha formato il suo la prima esperienza di relazione, di alterità. La prima forma di rapporto di alterità è quello che il bambino ha con la famiglia e prima di tutti con la madre, e poi vengono il padre, i fratelli, e questo l'abbiamo visto quale importanza hanno tutti questi diversi elementi. Quindi quando il bambino arriva alla scuola è un bambino già formato dal punto di vista dei suoi sentimenti fondamentali, del suo sentimento di personalità, del sentimento della sua individualità distinta dalla individualità degli altri, e quindi il problema della propria individualità, della coscienza di sé, il rapporto con l'alterità, tutti i sentimenti che sono collegati col rapporto che il bambino ha con se stesso e con gli altri, praticamente è già tutto costituito. Bisogna pensare che il bambino ha un mondo sociale, non solo un mondo interiore, individuale, ma tutto un mondo sociale che è già formato con tutte le sue problematiche, con tutti i suoi conflitti, con tutti i suoi ideali, le sue aspirazioni. Noi dobbiamo considerare il bambino come un individuo, non come un semplice sistema di comportamenti che devono essere corretti se non vanno bene, devono essere premiati quando vanno bene. Una impostazione del rapporto col bambino di tipo comportamentale, comportamentistico, è assolutamente da proscriversi, a parte il fatto che non dovrebbe essere presa in considerazione neanche nel caso dell'adulto, ma nel caso del bambino, a maggior ragione, dobbiamo pensare che la realtà nella quale il bambino vive è fondamentalmente una realtà interiorizzata, è una realtà di sogni, di fantasie, di ricerca di mete che molto spesso sono puramente fantastiche e che devono comunque scontrarsi con la realtà. E quello che può contraddistinguere maggiormente la differenza tra il bambino e l'adulto è che nell'adulto esiste un insieme di regole, di automatismi che sono già formati e strutturati e quindi praticamente non influenzabili almeno in parte dalle influenze esterne, perché l'adulto ha costruito una fortezza, una corazza molto solida, molto salda, che è stata definita anche del resto in questi termini come corazza caratteriale, nella quale poi individua la sua personalità. Quindi questa corazza, che poi è collegata con la cosiddetta maschera che ognuno ha, ben formata, ben caratterizzata, ben individuata, e quindi è resistente anche alle influenze del mondo esterno. Nel bambino esistono anche questi elementi della struttura già fossilizzata, già codificata, di quelli che sono i rapporti con gli altri, delle modalità con cui si devono svolgere le relazioni personali, di come gli adulti si considerano tra di loro, come si mettono in rapporto. Tutte queste cose sono anche presenti nel bambino, però è prevalente il mondo fantastico, e quindi anche gli individui e le persone con le quali il bambino stabilisce delle relazioni, alle quali esibisce se stesso, la sua personalità, eccetera, sono ancora molto condizionata dalla sua fantasia, dal mondo fantasmatico in cui egli vive. E quindi noi dobbiamo
tenere conto soprattutto di questo fatto, ma non dobbiamo pensare che tutti gli altri elementi che sono presenti nell'adulto manchino, che debbano essere introdotti artificialmente, che al bambino bisogna imporre tutto quello che è buono, bisogna interdire tutto ciò che noi consideriamo cattivo, perché anche qui, anche nel mondo dei valori, è necessario che ciò che è buono, ciò che è cattivo, venga sottoposto sempre ad una valutazione critica e sia sempre oggetto di un dialogo, di una comunicazione col bambino. È sempre bene che anche per quanto riguarda il mondo dei valori, questo mondo emerga da un dialogo che si ha col bambino, non da un'imposizione assiomatica, dogmatica di determinati tipi di comportamento ai quali il bambino si deve uniformare automaticamente. Se è indispensabile che ci sia una qualche forma di valutazione critica, quindi di consapevolezza, quando viene da parte del bambino, quando egli segue un certo comportamento piuttosto che un altro. Quindi il dialogo dovrebbe essere immancabile sin da quando il bambino comunque si trova nel suo ambiente familiare, perché poi, come dicevamo, la scuola non è altro che un'estensione di quello che è l'ambiente familiare. E il problema basilare del rapporto con educativo, il rapporto che deve portare poi alla formazione della personalità del bambino, dicevamo, questo rapporto dialogico dovrebbe essere curato sin dagli inizi nell'ambito familiare, e sappiamo che questo rapporto dialogico non è necessariamente di carattere verbalizzato. Non è rappresentato da parole pronunciate, o perlomeno non è soltanto rappresentato dalle parole pronunciate o dalle parole scritte, da quello che viene esplicitato secondo segni convenzionali che abitualmente sono definiti come linguaggio. Il linguaggio è innanzitutto collegato con un'esigenza di espressione da parte del bambino dei propri sentimenti, per cui i sentimenti vengono individuati, vengono resi espliciti, vengono conosciuti, e attraverso la conoscenza dei propri sentimenti e di se stesso il bambino conosce anche l'altro, cioè stabilisce un rapporto di analogia tra quello che è il suo mondo interiore e il mondo dell'alterità. L'alterità è vissuta perciò sia come un limite, perché si può opporre a quelle che sono le richieste più immediate del bambino, e quindi nei confronti di questa alterità che non concede quello che il bambino desidera e che non è pronto a corrispondere alle esigenze del bambino, il bambino protesta, il bambino dimostra contrarietà, dimostra avversione, può dimostrare odio, rabbia, e tutti questi sentimenti noi li vediamo già nel neonato in maniera più o meno drammatica, o in maniera più o meno primitiva. Esistono tutte queste reazioni che sono riconoscibili. Se noi ovviamente consideriamo il bambino solo dal punto di vista puramente comportamentale, come una macchina di riflessi rispondenti o di riflessi condizionati, e lo consideriamo come un automatismo, naturalmente o questi sentimenti non li vogliamo vedere, oppure a un certo momento decidiamo di vederli e li consideriamo come una cosa che si aggiunge ai riflessi, ai meccanismi automatici e a quello che l'aspetto neurovegetativo di quest'essere che chiamiamo bambino. Ma quando parliamo del bambino vero e proprio, come persona, come essere psichico, dobbiamo riferirci soprattutto a quella che è l'esperienza interiore del bambino, la quale ovviamente non esclude, anzi include necessariamente anche l'esperienza esteriore. Da questo punto di vista, l'esperienza esteriore non è altro che una determinazione dell'esperienza interiore. Ecco, quindi il bambino vive originariamente in maniera drammatica il rapporto con
il mondo esterno, il quale mondo esterno è prima che un oggetto, prima che un rapporto di oggetto, è un rapporto con l'alterità. Il primo oggetto è un altro, è un'altra persona, un altro che in qualche modo limita, si oppone al bambino e nello stesso tempo lo aiuta, lo integra, gli dà un senso di sicurezza e quindi gli rende possibile l'ingresso nel mondo e lo sviluppo di se stesso. E soprattutto lo rende consapevole che questa sua presenza è riconosciuta, è legittimata. Quindi il problema della legittimazione è un problema fondamentale, originario, che esiste nel bambino sin dalle origini. Non si deve pensare che la legittimazione sia un atto pubblico in cui il bambino riceve un certificato per cui è inserito nella famiglia e quindi è legittimato con tutti, secondo tutti i canoni e tutte le leggi della società in cui appartiene. La legittimazione è un atto che il bambino percepisce proveniente dall'ambiente esterno per la quale egli è riconosciuto ed è riconosciuto come persona. E non si deve pensare che questo sia esplicitato nella mente del bambino, è avvertito, il bambino sin dagli inizi capisce se l'ambiente è accogliente, se le cure che gli vengono date sono cure che gli vengono date perché egli ne ha diritto oppure se gli vengono accordate perché chi lo assiste è costretto a farlo e si sente più o meno obbligato a farlo, se la madre lo ama oppure se la madre lo respinge, se la madre è preoccupata in maniera tranquilla della sua salute, della sua integrità fisica, della sue necessità elementari come la nutrizione, la pulizia, tutte queste cose, il bambino le percepisce non intellettualmente, ma dal punto di vista emotivo. Ecco, quindi è importante il problema appunto dell'accettazione, del riconoscimento, della legittimazione. Sono tutti problemi sulle quali poi si sviluppano tutta una serie di altri sentimenti, perché se il bambino si sente riconosciuto, si sente amato, come si dice abitualmente, generalmente, in questo sentimento affettivo sono inclusi questi altri sentimenti, cioè il bambino si sente accettato, il bambino si sente legittimato. Se si tratta di un amore generico, un amore monco, il bambino se l'accorge più o meno. Ecco, quindi ci deve essere una completezza di rapporto con la totalità della persona, del bambino, tenendo presente che il bambino aspira ad essere riconosciuto nella sua aspirazione, desidera essere riconosciuto in questa aspirazione alla sua autonomia, perché il bambino si trova in una posizione di dipendenza, perché è una dipendenza assoluta, e nello stesso tempo ha delle fantasie, delle aspirazioni all'autonomia illimitata. Quindi tenere presente che c'è uno sbilanciamento enorme tra la condizione reale di dipendenza nella quale si trova il bambino e una condizione che è radicalmente problematica, perché è sufficiente che ci sia una mancanza di cura da parte del mondo esterno e il bambino è finito, il bambino ha questa percezione di essere solo nella sua insufficienza, nella sua defettività. La condizione del bambino è una condizione fondamentale di defettività. In rapporto a che cosa? In rapporto al mondo esterno, soprattutto in rapporto al proprio corpo. Quindi il corpo è l'incarnazione, possiamo dire, della defettività del bambino. Il corpo è la vita, perché senza il corpo, ovviamente, senza il soddisfacimento delle necessità del corpo, il bambino è annullato. E il corpo è la morte del bambino, quindi nel corpo c'è la vita e c'è la morte. E questo corpo, che dovrebbe essere l'incarnazione del bambino stesso, della sua personalità, è nello stesso tempo la sua alienazione. Quindi è il massimo della propria visibilità, della propria positivizzazione, della propria oggettualizzazione. Il corpo è l'oggettualizzazione della persona, dell'individuo, no?
E il corpo è l'alienazione suprema, perché è nel corpo che poi si verifica concretamente la possibilità per il bambino di vivere nel mondo oppure di essere annientato. Quindi è nel corpo che ci sono le più estreme contraddizioni che l'individuo possa sperimentare. E a maggior ragione, perciò poi questa condizione di dipendenza, questa condizione di alienazione, questa condizione di problematizzazione si estende dal corpo a tutte le altre determinazioni dell'esperienza esterna, che poi l'esperienza esterna mette il bambino di fronte alla corporeità fisica estranea al corpo, nel mondo, nella complessità di tutte le sue determinazioni spazio-temporali, eccetera, e poi l'alterità, che è l'alterità dell'altro, la corporeità dell'altro. Quindi tutte queste sono determinazioni, forme di alienazione che comportano una problematizzazione del bambino. Quindi la problematizzazione che cos'è? È il sentimento di alienazione, il sentimento quindi dell'angoscia in quanto il bambino si sente minacciato nella sua integrità, si sente in ogni sua manifestazione, in ogni suo tentativo di intraprendere un'azione, di proferire una parola, di mettersi in contatto col mondo esterno, si sente continuamente in una situazione di minaccia. Quindi quando concezioni della psicologia, della psicopatologia di tipo analitico, si parla delle diverse fasi di tipo paranoico, di tipo depressivo che il bambino incontra nel suo sviluppo, e si attribuiscono questi sentimenti a determinate fasi, una fase che va da un certo mese ad un altro mese, eccetera. Si compie una forzatura, si compiono delle distinzioni artificiali, perché il sentimento di persecutorio, il sentimento di alienazione, il sentimento di solitudine, di abbandono, ci sono appunto le cosiddette fasi di abbandono del bambino, di isolamento, eccetera. Ma tutte queste fasi, queste cosiddette fasi che possono comparire in maniera vistosa nel corso della crescita del bambino, in realtà sono situazioni fondamentali dell'esistenza dell'uomo, perché l'uomo si trova in questa condizione di aspirare alla massima potenza, alla massima autonomia, al massimo soddisfacimento di tutto ciò che sono i suoi desideri, e quindi questo desiderio che cos'è? Il desiderio è una mancanza, è una defettività che deve essere integrata in qualche modo. Come può essere integrata? Rivolgendosi all'esteriorità, e nell'esteriorità si possono trovare condizioni o di frustrazione o di carenza o di soddisfacimento. Se esiste una condizione di soddisfacimento, è possibile alla personalità di attuare un progresso, e anche qui bisogna vedere in che modo viene fornito questo soddisfacimento, in che modo si stabilisce il rapporto con l'alterità, perché il rapporto con l'alterità è fatto, sappiamo, di soddisfacimenti, di frustrazioni, di lotte, di conflitti, di cooperazione e di contraddizione e di conflitto. Quindi tutte queste condizioni come si possono interpretare? Noi abbiamo sostenuto che tutte queste contraddizioni non è che si possono interpretare secondo modalità empiriche, chiedendosi per esempio da che cosa deriva il sentimento di persecuzione del bambino, da che cosa deriva il sentimento di piacere, da che cosa deriva l'ansia, la depressione, da che cosa deriva? Deriva dalla condizione, dall'esperienza dell'individuo in quanto soggetto che ecco in qualche modo cosciente di se stesso, e quindi avverte la propria realtà come realtà interiore che si confronta con un mondo esteriore che è un'alterità e che quindi è in contraddizione con se stesso. Da dove deriva questa contraddizione? E deriva dall'uomo stesso. È una contraddizione originaria.
che non si può derivare empiricamente, perché empiricamente noi non troviamo queste cose, non le troviamo nel mondo esterno, la possibilità di dire questa cosa dipende da un'altra cosa e perciò soffre di questa condizione di dipendenza. Sul piano fisico, sul piano naturale, noi parliamo di condizioni di dipendenza, come quando diciamo che se la Terra ruota intorno al Sole è perché ci sono delle leggi di gravità e quindi la causa di questa rotazione, questi moti, sono determinate leggi naturali. Ma non diciamo che se la Terra dipende dal Sole a causa di leggi naturali, la Terra soffre per questa dipendenza. Non ci sono in questi rapporti di dipendenza uno sviluppo, non c'è lo sviluppo di sentimenti, sentimenti di attrazione e quindi di piacere, di amore, di condiscendenza e di condivisione. Questi sentimenti non ci sono, si tratta di le cose che vengono considerate sul piano fisico in base a delle leggi naturali non comportano uno sviluppo di sentimenti, non comportano lo sviluppo di posizioni di interiorità e di esteriorità, quindi non presuppongono conflitti perché è tutto ordinato, tutto predeterminato secondo leggi fisse e immutabili e quindi si tratta di una considerazione, di una valutazione della realtà che è completamente diversa, segue leggi completamente differenti da quelle che sono invece in vigore quando si parla di esperienze psichiche, quindi quando si parla di psicologia. Per cui noi diciamo, se parliamo di psicologia, noi dobbiamo parlare di sentimenti, di interiorità, di esteriorità, di riflessione. E quindi noi dobbiamo parlare in termini dialettici e non in termini fisicalizzati. Se esiste un'attrazione tra due corpi sulle basi delle leggi del magnetismo, noi non possiamo pensare che l'attrazione e la repulsione avvenga in quanto i corpi coinvolti in questi fenomeni provano un sentimento di attrazione e di repulsione. La stessa regola vale per qualsiasi altra definizione, per esempio la definizione di attaccamento. Attaccamento cosa vuol dire? Attaccamento può indicare la attrazione che hanno due fogli sui quali si è sparso un collante e perciò se questi due fogli vengono messi a reciproco contatto c'è un attaccamento che dipenderà dalla forza e dall'efficienza del collante. Ecco, ma una cosa è parlare di attaccamento da un punto di vista fisico, materiale, è una cosa parlare di attaccamento da un punto di vista affettivo. E dal punto di vista affettivo c'è un individuo, c'è un mondo interiore, c'è una problematica di avvicinamento o di allontanamento che non dipende da forze fisiche, ma dipende dalla spontaneità di un individuo che vede il rapporto con l'altro, al quale si rivolge secondo l'etichetta dell'attaccamento, si rivolge all'altro in funzione del bisogno e del desiderio e della speranza di integrazione che può avere nei confronti dell'altro. Tutte cose che sono estranee alla condizione che si verifica quando si tratta di corpi fisici che rispondono a leggi fisiche. E questo lo dobbiamo dire perché nella condizione in cui si trova adesso la psicologia, noi ci troviamo continuamente di fronte a questi equivoci di un linguaggio che dovrebbe essere psicologico e che viene fisicalizzato e poi diventa un linguaggio ambiguo perché non si capisce se abbia l'intenzione di fisicalizzare e di naturalizzare dei fenomeni che avvengono nell'interiorità del soggetto, dell'individuo, oppure se voglia mantenersi in questa ambiguità per poter avere l'alibi poi di dire che
i fenomeni che vengono descritti sono scientifici perché usano un linguaggio scientifico e quindi devono essere fisicalizzati. Ma questa è un'ambiguità che naturalmente impedisce poi la limpidezza, impedisce poi al linguaggio psicologico di essere limpido, di essere non ambiguo e di essere chiaramente riconoscibile come tale. Il nostro compito non è quello di fisicalizzare, il nostro compito è quello di personalizzare il discorso psicologico quando noi vogliamo ovviamente fare un discorso psicologico. E allora, se vogliamo fare un discorso psicologico, noi dobbiamo tener conto sempre della personalità. Quindi questo vale ovviamente a maggior ragione per il discorso che poi deve affrontare dei problemi psicopatologici, perché nella situazione psicopatologica che cosa accade? Accade che vengono drammatizzati, problematizzati, complicati tutta una serie di problemi, di antitesi, di contraddizioni che sono già presenti sin dalle origini nella situazione umana. La situazione umana come si coglie? Si può cogliere esaminando le funzioni biologiche o esaminando quelli che sono i comportamenti esteriorizzati in un contesto sociale più o meno complicato. Per conoscere questi problemi umani bisogna fare riferimento a se stessi e quindi noi dobbiamo sempre tenere ferma la concezione della psicologia come fondata su una teoria della personalità, quindi dobbiamo sempre avere come riferimento non un comportamento, non una sensazione, non un'ideazione, ma dobbiamo avere in mente un individuo come personalità il quale venga compreso, studiato, che venga conosciuto in funzione di quello che è la sua interiorità. E termini di paragone per l'interiorità di questo individuo, noi non lo possiamo trovare all'esterno, noi lo troviamo, che lo vogliamo o non lo vogliamo, abbiamo sempre come punto di riferimento noi stessi. Noi stessi, ovviamente, considerati non per quanto riguarda i contenuti, perché come abbiamo già detto i contenuti di ogni individuo sono originali e tipici di ogni individuo, ma dobbiamo considerare il rapporto alla impostazione formale di questa personalità, che l'impostazione formale è rappresentata dal rapporto riflessivo di soggetto ed oggetto, e questo è veramente universale, è uguale per tutti. Quindi, partendo da queste premesse, noi possiamo stabilire anche un rapporto con l'altro, possiamo affermare di avere in mano gli strumenti per conoscerlo, e la conoscenza di quest'altro, intesa come conoscenza dei contenuti, ovviamente dovrà essere specifica, originale, dovrà rispettare quello che è l'originalità dell'altro, quelli che sono i valori che l'altro dà alle proprie esperienze, in che modo queste esperienze sono elaborate, in che modo il soggetto progetta se stesso, sviluppa se stesso, matura se stesso e stabilisce i rapporti con il mondo nel quale si trova, il mondo sociale e anche il mondo fisico. Il mondo fisico dobbiamo tenere presente che da un punto di vista psicologico è sempre un mondo sociale, perché anche qualsiasi oggetto fisico banale è sempre qualificato sia dal punto di vista concettuale sia da un punto di vista linguistico, e quindi è un patrimonio comune di tutta il gruppo sociale nel quale l'individuo vive. Quindi abbiamo come punto di partenza anche tutti gli elementi che possono servirci per un trattamento di carattere psicopedagogico, per un trattamento di carattere psicoterapeutico, perché la psicoterapia da dove nasce? Nasce da questi elementi, non è che sia una costruzione più o meno artificiale che viene a un certo momento elaborata da personaggi che erano alle volte più disturbati delle persone che dovevano seguire e che quindi si sono costruite ognuno delle teorie più o meno stravaganti per aiutare o sostenere la persona che chiedeva il loro aiuto. Ecco, la situazione psicoterapeutica deve essere, o psicopedagogica, deve essere vista come una situazione che appartiene all'individuo nella sua
natura originaria, perché lo stesso momento in cui l'individuo si chiede dove si trova, in che mondo è, con le persone con le quali ha a che fare, chi è se stesso per se stesso, chi è se stesso per gli altri, in che modo può trovare una integrazione con l'altro, in che modo può essere accettato dall'altro, in che modo egli stesso può accettare l'altro, perché anche l'altro può essere una persona ben accetta o una persona invece invisa e insopportabile. E allora, quando esistono tutti questi problemi, tutti questi interrogativi, esiste già una situazione di ordine psicoterapeutico, perché se l'individuo non è, anche se non è ufficialmente in una situazione di rapporto con una persona specializzata che si deve occupare dei suoi problemi, dei suoi conflitti, eccetera, è sempre comunque alle prese con se stesso, quindi come minimo deve fare la psicoterapia a se stesso. Psicoterapia in questo caso si intende cercare di comprendere i propri problemi, cercare di risolverli, no? E cercare di trovare gli strumenti più idonei per risolverli. E allora, se il soggetto comincia a interrogarsi, dice, ha la percezione di un problema e si pone l'interrogativo di quali possono essere i mezzi per risolverlo, è già in una situazione di tipo psicoterapeutico. Non c'è individuo che non sia lo psicoterapeuta di se stesso. A psicoterapeuta si intende appunto uno psicopedagogista, uno che deve insegnare a se stesso le forme di comportamento o le forme di pensiero o le forme tecniche attraverso le quali deve trovare il rapporto col mondo esterno e trovare una integrazione col mondo esterno, che può essere appunto un'integrazione più o meno felice, più o meno adeguata, o può essere un adattamento più o meno precario. Ecco, ma l'ideale ovviamente è che questo adattamento o questa integrazione non abbiano carattere di precarietà, anche se poi lo hanno, ma che siano un'integrazione totale, completa, armonica, felice, che dia la completa beatitudine all'individuo, come il bambino che è al seno della madre in quel momento in paradiso, perché ha risolto tutti i suoi problemi. Ma queste situazioni quindi è necessario che siano interiorizzate, e che lo stesso processo o psicopedagogico o psicoterapeutico vengano visti in una visione interiorizzata, perché è il processo di apprendimento che, attraverso il quale il bambino si istruisce, attraverso il quale il bambino cresce, evolve, diventa un individuo adulto, è un processo innanzitutto di autoapprendimento. Quindi tutti questi processi non possono essere originati all'esterno, cioè l'origine non può essere cercata all'esterno, deve essere vista sempre all'interno. E l'educatore cosa deve fare? Deve inserirsi in questo processo il più possibile e trovare nello stesso bambino quegli interrogativi fondamentali al quale il bambino è concretamente interessato e che dovranno essere risolti con l'aiuto anche del mondo esterno. Quindi il processo di apprendimento, il processo di formazione della personalità del bambino è un processo che non può avvenire senza che ci sia un principio di spontaneità, e che questo principio di spontaneità sia riconosciuto all'interno del bambino. L'educatore o lo psicoterapeuta o colui che deve dare un apporto esterno per aiutare o per correggere, per modificare queste esigenze originarie dell'individuo e della persona, dovrà tenere conto che questo processo non può svolgersi in base all'apporto di contenuti esterni. Non è che l'educatore debba imporre dei contenuti o dei comportamenti che debbano essere vissuti dal bambino come una costruzione che viene dall'esterno.
tutto ciò che viene dall'esterno deve avere un suo corrispondente sul piano interno, in modo che nel bambino quello che viene apportato corrisponda ai suoi bisogni e alle sue necessità. Quindi tutti questi concetti, come dicevamo, possono essere teorizzati e possono essere applicati anche nella pratica, soltanto in quanto rientrino in una visione dialettica e dialogica di quella che è la psicologia, che attualmente noi sappiamo non è corrispondente a queste, a questi concetti, a questi orientamenti. Noi sappiamo che la psicologia attualmente è una dottrina empirica, la quale può anche in maniera più o meno empirica o più o meno accidentale o fortunosa imbattersi in questi concetti e prenderli in considerazione singolarmente, uno per uno, come il problema dell'accettazione, il problema della relazione di oggetto, il problema della intersoggettività, ma tutti questi problemi considerati in maniera empirica, staccati dal contesto dialettico della persona e da questo concetto della personalità, non hanno nessuna rilevanza e restano concetti staccati l'uno dall'altro, non integrati in una visione generale che è quella della personalità, del suo sviluppo, della sua formazione, e restano affidati all'improvvisazione di ogni singolo operatore, e per cui ognuno in base ad uno di questi, qualsiasi di questi concetti, si può fare una teoria generale della psiche. Ma per avere una idea generale della psiche non è che si possa adottare un'osservazione particolare e poi estenderla alla generalità. Ci deve essere già un principio generale nel quale includere tutti i concetti particolari, tutti i contenuti particolari. E questo concetto, come abbiamo detto, il principio fondamentale che regola questo tipo di conoscenza, la conoscenza psicologica, la conoscenza della personalità, lo sviluppo della personalità, tutte le procedure che devono essere applicate per ottenere lo sviluppo della personalità, il suo potenziamento, la sua autonomia, hanno sempre una base dialettica, non possono non avere una base dialettica. Quindi questa dialettica, come diceva, deve essere attualistica, attualistica nel senso che deve avere sempre un riferimento con la nostra interiorità, con la forma generale della nostra soggettività. E quindi quando si parla di soggetto bisogna intendersi bene su che cosa si intende per soggetto, perché ultimamente nella psicologia attualmente viene preso in considerazione il soggetto, si parla di soggetto, di soggettività, di intersoggettività, si parla di io in prima persona addirittura, io in prima persona, e poi si parla di behaviorismo dialettico. Si può ben capire che tutto ciò comporta un equivoco, una confusione delle peggiori, perché parlare di soggetto come un individuo empirico di carattere biologico, per esempio, nel quale c'è l'impulso di attaccamento, si parla di una macchina, non si parla di un soggetto, e se per soggetto si intende questa individualità, si dice uno sproposito, perché quello non è il soggetto, quello è un automatismo biologico. Per trovare il soggetto noi dobbiamo stabilire un'analogia con quello che sentiamo noi e che quello che possiamo presupporre possa avvertire l'altro, in funzione sempre, sempre in funzione di un'antinomia, perché il soggetto è sempre scisso, ma questa scissione non bisogna intenderla come una scissione che può avvenire in qualsiasi fatto materiale, che si può scindere da un altro fatto materiale, separare, isolare, eccetera. No, questa scissione è una scissione dialettica, cioè dove la separazione implica necessariamente un'esigenza poi di ricomposizione, di reintegrazione, e quindi è una continua problematizzazione. E per capire che cos'è nella sua essenza un problema, noi non lo possiamo capire osservando il mondo esterno, il mondo naturale, perché come sappiamo nel mondo naturale in quanto tale, come oggetto, non c'è nessun problema,
oggetto, l'oggetto in quanto oggetto, in quanto fatto naturale, è un fatto che segue delle leggi meccaniche del tutto distinte da quello che può essere considerata l'esperienza psichica, ha una sua autonomia automatica, fisicalizzata, è un'entità quantificabile, estensibile e reversibile entro certi limiti, e quindi non ha niente a che vedere con quello che è l'esperienza psichica interiore. Quindi noi abbiamo bisogno di un linguaggio diverso, di un modo di concettualizzare questi fenomeni, questi problemi, del tutto diverso da quello che è la scienza fisica o la scienza naturale. Abbiamo bisogno appunto di creare un linguaggio personologico, personalizzato, sia per quanto riguarda quelle esperienze che noi chiamiamo soggettive, sia per quelle che chiamiamo intersoggettive, intersoggettive che sono sempre in relazione con quella che è la nostra interiorità, individualità, e dobbiamo partire sempre da noi stessi. Quindi dicevamo che in questo caso l'individuo aspira alla sua autonomia, è fondamentalmente orientato verso l'autonomia, ma si trova continuamente in situazioni di dipendenza. Questa è l'antinomia fondamentale, originaria, dalla quale si deve partire per parlare appunto di psiche, per parlare di personalità, per parlare quindi di psicopedagogia, per parlare di psicoterapia. E l'individuo da questo punto di vista è sempre un educatore di se stesso, è sempre un terapeuta di se stesso, quindi si interroga, si risponde, si dà una soluzione, non è soddisfatto di questa soluzione, ne cerca un'altra, perché dalla soluzione, non essendo soddisfatto, quella soluzione diventa un nuovo problema, e quindi di problema in problema trasmuta la soluzione in un nuovo problema, e quindi deve trovare sempre delle nuove metodologie, dei nuovi sistemi per risolvere le difficoltà a cui va incontro nello sviluppo della sua esperienza, che è la sua personalità. Quindi quando noi parliamo anche di processo educativo, processo psicoterapeutico, dobbiamo tenere conto sempre di questa dualità fondamentale, che è una dualità inferiore, interiore, in cui all'interno c'è l'educatore e l'educando, c'è il maestro e l'allievo, c'è il terapeuta e c'è la persona che è bisognosa d'aiuto, di soccorso e di una terapia. Terapia in questo caso è la formula che deve trovare la soluzione dei problemi che l'individuo percepisce in se stesso. Quindi questa è una condizione universale nella quale noi, quando operiamo dal punto di vista psicopedagogico o psicoterapeutico, noi ci inseriamo non per influire dall'esterno sul paziente o sul bambino in quanto educatore, ma in quanto intendiamo promuovere nel bambino o nel paziente quella spontaneità, quella interiorità che è già, nella quale già consiste la sua personalità, e nella quale pertanto noi dobbiamo cercare di riconoscere l'originalità della persona. Occorre sempre tenere presente quella che è l'originalità dell'individuo e quali sono le sue esigenze in rapporto a questa originalità. E qui ci troviamo perciò subito a trattare del problema del cosiddetto transfert, perché anche questo transfert, il transfert educativo, il transfert psicoterapeutico, come sono stati considerati dal punto di vista ufficiale? Sappiamo che il transfert, per esempio nella psicoterapia, nella psicoanalisi convenzionale, è stato concepito come quella condizione
di particolare attenzione e di interesse affettivo che il paziente rivolge verso il terapeuta, in un certo momento dello sviluppo dell'analisi. E all'inizio dell'analisi si dice, nei classici della tecnica della psicoterapia, il paziente avrà una disposizione positiva, nel senso che si vive un sentimento di attesa fiduciosa nell'analista, c'è la luna di miele analitica che riguarda la prima fase dell'analisi, tutto procede liscio, tutto va secondo i desideri di entrambi, e poi a un certo momento c'è un arresto, c'è la complicazione, c'è quella situazione di disturbo emotivo dell'ambiente analitico, per cui il paziente introduce nell'analisi cose che sono estranee a quella che è la situazione dell'analisi, e le introduce non semplicemente su un piano discorsivo della fantasia, della comunicazione verbalizzata, eccetera, no, ma le introduce proprio sul piano del rapporto diretto di tipo affettivo-emotivo che esiste tra l'analista e l'analizzando. L'analizzando tratta l'analista come se fosse un'altra persona, come se fosse una persona che poi si può verificare, appartiene alla sua esperienza passata, vuole trasferire nel presente le esperienze che ha già vissuto nel passato o che non ha vissuto e avrebbe voluto vivere, ma che comunque sono esperienze che sono inadeguate alla situazione attuale. E quindi ci sono tutte queste complicazioni che ovviamente sono cose che sono state osservate, che hanno la loro ragione per essere, hanno una ragione perché siano studiate, siano analizzate in tutti i particolari empirici, eccetera. Però la radice, la base di questa relazione di transfert qual è? E in definitiva quella serie di stati d'animo, di esigenze, di aspirazioni che l'individuo ha sempre vissuto sin dalla sua nascita, sin dalle sue origini, sin da quando ha avuto la percezione di essere un essere personologico, per cui il rapporto con l'altro è sempre condizionato da tutta una serie di sentimenti e dalle soluzioni che si sono date per le problematiche di questi sentimenti che sono avvenute nel corso di una vita e che poi si sono anche cristallizzate in determinate metodiche abituali, che determinate procedure o di pensiero o di comportamento che l'individuo abitualmente segue e che costituiscono proprio il suo carattere, cioè la parte più cristallizzata della sua personalità, le sue metodiche personali, individuali, eccetera, e che ovviamente non possono non avere la loro influenza nella situazione psicoterapeutica. Per cui da una concezione empirizzata del transfert, che è considerato appunto come una cosa in un primo tempo inspiegabile, poi come una nevrosi, poi come una situazione che non aveva una sua giustificazione logica, si è arrivati appunto alla concezione di un transfert che aveva la sua logica, che nasceva da dove? Prima da situazioni vissute nel passato, e poi da tutta la struttura della personalità, perché è tutta la personalità che viene coinvolta nella situazione di transfert. Adesso noi facciamo una panoramica generale, molto sintetica, ma in definitiva anche la questione del transfert viene riportata al problema della personalità, al problema della strutturazione della personalità, alla strutturazione del carattere, il quale carattere appunto segue le leggi della personalità e segue l'aspirazione sempre dell'individuo alla sua autonomia. E quindi il primo problema del transfert dove si verifica? Si verifica sin dall'inizio, impostazione che si dà al trattamento psicoterapeutico, perché nel trattamento psicoterapeutico che cosa si verifica? Che una personalità la quale ha sempre aspirato a realizzare se stessa, a realizzare, come dicevamo, la sua autonomia e a risolvere da sé le sue condizioni di dipendenza, in realtà queste sono state tutte aspirazioni che poi
non è che si siano verificate in maniera così semplice, così puntuale e così scontata, perché ogni situazione di autonomia è una conquista dell'io, della personalità, e quindi è il risultato di una lotta, di un conflitto, di qualche problema che ha dovuto essere superato, ha dovuto essere risolto, e che in un modo o nell'altro poi o non è stato risolto, o è stato risolto solo in parte, o è stato risolto in maniera insoddisfacente, per cui la stessa soluzione è diventata un nuovo problema. E allora si è dovuto trovare la via per risolvere questi nuovi problemi. La soluzione di questi problemi come è stata cercata? Ma sempre attraverso altre situazioni di dipendenza, perché l'individuo viene a dipendere o da qualcun altro, ma soprattutto deve dipendere da un metodo che gli deve dare poi la soluzione ad una vasta gamma di problemi, e quindi non può essere improvvisato di volta in volta e risolvere un problema uno per uno senza una guida, senza un orientamento. Cosa vuole l'individuo? L'individuo vuole l'autonomia, vuole che questa autonomia non venga dall'esterno, non venga attraverso apporti esterni, vuole l'autonomia che gli è consentito di ottenere attraverso la propria energia, la propria virtù, le proprie metodiche, vuole che queste stesse metodiche siano il frutto della sua inventiva, del suo ingegno, delle sue capacità creative, e quindi vuole in pratica avere tutte quelle tutti quei mezzi, tutti quegli strumenti, tutte quelle opportunità che gli consentono di essere sempre al di sopra dei suoi problemi, di risolverli istantaneamente e senza che ci sia nessuna dilazione. Quindi il soggetto cosa vuole? Vuole tutto, vuole il contrario di tutto e lo vuole subito. Queste sono le richieste che l'individuo pone anche nella situazione psicoterapeutica, alla quale ovviamente spontaneamente non si rivolge in maniera entusiasta, perché come si prospetta la situazione psicoterapeutica? Si prospetta come una nuova forma di dipendenza, e l'individuo si rivolge ad un altro perché intervenga per risolvere i suoi problemi. Quindi la situazione psicoterapeutica si trova già sin dall'inizio in una situazione di contraddittorietà, perché l'individuo si rivolge allo psicoterapeuta per avere una qualche soluzione dei suoi problemi, quindi per uscire fuori dalla situazione di dipendenza in cui l'ha ridotto la sua nevrosi, perché si sente imprigionato nella sua nevrosi e vuole uscire da questa prigione, quindi da questa situazione di dipendenza, quindi da questo problema, ma questa soluzione va a chiederla ad un altro. Quindi è una forma di alienazione che viene percepita in maniera più o meno disagiata a seconda della personalità del paziente. Quindi dobbiamo vedere innanzitutto come il paziente accetta questa situazione di dipendenza che si svolge attraverso il dialogo, attraverso la reciproca comprensione, perché è necessario, sappiamo, che ci sia una comprensione reciproca della propria posizione, dei propri compiti, e questa richiesta di comprensione è devoluta soprattutto all'analista, è l'analista che deve cercare di capire quello che è il paziente, quello che desidera, quelle che sono le sue esigenze, le sue aspirazioni, quindi quello che è il percorso che vuole compiere il paziente, e quindi quelli che sono i suoi compiti, i compiti dell'analista, no? L'analista, conoscendo qual è la conformazione della personalità, quali sono i problemi della personalità, deve essere consapevole della sua funzione, del suo compito, di quello che è la sua posizione nella situazione psicoterapeutica. E noi sappiamo che una completa visione della situazione psicoterapeutica, compreso il rapporto, compreso soprattutto il rapporto tra l'analista e l'analizzando, e quindi il transfer e tutto il resto, è stata conseguita
quando appunto si è incominciato a valutare questa situazione in termini di analisi, in termini di autonomia del paziente, in termini di spontaneità del soggetto individuale, e quindi si è usciti fuori da una visione naturalistica quale veniva introdotta in psicologia dalla psicologia sperimentale, perché si dice, e voi avrete occasione di vederlo in ogni testo di psicologia, si dice la psicologia è nata da quando Wundt ha introdotto il metodo sperimentale, quindi naturalistico in psicologia, e non è vero, questa è la psicologia fisiologica. Ma la vera psicologia è incominciata a nascere da quando si è data una, si è introdotta una visione di tipo analitico, di tipo interiorizzato nel trattamento psicoterapeutico, il quale a sua volta in passato, come sappiamo, era basato sulla suggestione, sul condizionamento da parte dell'altro e quindi su una condizione di dipendenza del paziente rispetto all'analista. Quando noi dobbiamo incominciare a pensare che è nato il trattamento psicoterapeutico, è nata la stessa psicologia, è nata la stessa teoria della personalità, quando si è incominciato a vedere tutte queste cose in una prospettiva interiorizzata e si è pensato che tutte queste cose in una prospettiva interiorizzata potevano essere tradotte in forme logiche, in forme concettualizzate che le dessero una fisionomia di ordine razionale. Però questa razionalità e questa forma logica non poteva essere la forma logica e razionale del naturalismo, doveva essere una forma di tipo dialettico. E quindi noi possiamo capire in base a questa dialettica anche quelli che sono i fenomeni e le problematiche più importanti in un trattamento psicoterapeutico. Abbiamo parlato del transfert, abbiamo visto come il transfert in un primo tempo sia stato visto in una prospettiva empirizzata. Viceversa, dobbiamo cominciare a vederlo sotto una prospettiva di ordine dialettico, di ordine, per così dire, trascendentale. Trascendentale non nel senso che fa riferimento ad un mondo trascendente che sta al di là di noi, trascendentale nel senso che è da riferirsi alla nostra interiorità, indipendentemente da quelle che possono essere le particolarità dell'esperienza empirica, sia empirica sia trascendente, trascendentale nel senso kantiano, nel senso che l'io nella sua interiorità ha una sua autonomia, che è un'autonomia logica, emotiva, conoscitiva, volitiva, in tutti i sensi l'io è autonomo, ma autonomo non perché lo è naturalmente, empiricamente, ontologicamente, autonomo perché aspira a questa autonomia, quindi nel senso che appunto è stato dato poi anche alla filosofia originariamente, nel senso che aspirazione all'essere, aspirazione al sapere, che è un sapere che coincide con l'essere, e quindi è un movimento dialettico, è un processo, è uno sviluppo che ha le sue leggi, che sono leggi che non sono quelle del mondo naturale. E quindi pensare di naturalizzare la psicoterapia o empirizzarla è uno sproposito, e noi lo vediamo adesso al giorno d'oggi a tutti i livelli, sia per il fatto che già alle origini sappiamo la psicoterapia è nata come suggestione, come dipendenza di un individuo da un altro individuo che doveva rifarsi ai modelli che gli proponeva o gli imponeva lo psicoterapeuta, che questo è uno sproposito dal punto di vista della concezione della personalità in senso dialettico. Ma questa concezione praticamente è rimasta ancora oggi, perché noi sappiamo come le psicoterapie analitiche abbiano introdotto un altro concetto del processo psicoterapeutico, e sia stato detto anche esplicitamente che l'individuo deve essere messo in grado di raggiungere la maturità e quindi di sostenersi da sé, di essere autonomo, ma poi sappiamo che in pratica come viene concepita questa maturazione, questo sviluppo, o viene concepito come uno sviluppo biologico, perché è l'individuo un individuo biologico, oppure viene concepito come uno sviluppo socializzato, cioè l'individuo in pratica deve adattarsi all'ambiente, oppure deve adattarsi comunque a quello che gli impone o sostiene il suo psicoterapeuta, e quindi allora non è più autonomo. Anche se, quindi,
queste cose vengono sostenute verbalmente, ma no, non sono sostenute più da un punto di vista teoretico e da un punto propriamente scientifico. Non si ritiene che queste cose si possano realizzare quindi effettivamente, o che possano essere conosciute o concettualizzabili da un punto di vista razionale. E quindi noi ci troviamo in questa situazione, che non è quindi solo la situazione della scuola, perché anche se noi guardiamo al panorama, come abbiamo detto, delle diverse scuole di psicoterapia, anche analitiche, che cosa vediamo? Innanzitutto vediamo nuovamente un predominio delle scuole cosiddette cognitivistiche, comportamentistiche, eccetera, che sono tutte scuole basate sul principio della dipendenza. Dipendenza che può essere attuata o in senso suggestivo oppure in senso di persuasione, di convincimento, di consiglio. Queste non sono procedure propriamente psicoterapeutiche intese in senso nel senso di una promozione della personalità autonoma. Sono aggiustamenti, aiuti più o meno empirici, che possono risolvere problemi particolari, di cui il paziente può essere anche pienamente soddisfatto, perché certi pazienti non è che vogliano entrare in merito a quella che è la loro personalità, anzi in pratica sappiamo che nessuno vorrebbe entrare mai in merito al problema globale della propria personalità, perché quello se lo vuole risolvere da sé, vuole essere autonomo, perché ogni individuo aspira alla sua autonomia. E noi sappiamo che nell'analisi si va a problematizzare anche quei problemi che si ritiene siano stati risolti e che poi si dimostra che non sono stati risolti così bene come si pensava in un primo tempo. Quindi queste condizioni noi le verifichiamo ad ogni livello della nostra professione, ma anche al di fuori della professione sono leggi generali, sono leggi universali. Ogni individuo vuole riuscire a risolvere da sé e nello stesso tempo ogni individuo desidera avere una divinità al suo fianco talmente potente, o una divinità, una specie di lampada di Aladino, che gli risolva tutti i problemi. E quindi c'è questa antinomia tra la dipendenza e l'autonomia. C'è questo problema, per cui il soggetto cosa desidera? Desidera la sua dipendenza assoluta, perché se la sua dipendenza è assoluta, ci sarà sempre qualcuno che gli risolverà tutti i problemi. E vuole l'autonomia totale, perché non vuole essere dipendente, i suoi problemi se li deve risolvere da sé. E tutte queste problematiche noi le troviamo precisamente nella situazione educativa e nella situazione psicoterapeutica. Per non parlare poi della situazione politica, perché nella situazione politica vigono le stesse condizioni, per cui giustamente Freud diceva che queste sono le tre professioni impossibili, quella dell'educare, quella del governare e quella del curare, che è la situazione psicoterapeutica, dove si prova il problema dell'autonomia della personalità che vuole essere autonomo in tutti i sensi e nello stesso tempo vuole che qualcuno gli risolva i suoi problemi, tutti i suoi problemi sono escluso, e che questo qualcuno, che è onnipotente, però sia suo schiavo e che esegua gli ordini che gli dà lui. E questa è la situazione della esperienza magica. Quindi il problema della magia, che viene a vario titolo dibattuto, eccetera, e nasce di qui, da questa problematica della dipendenza e dell'autonomia, che l'uomo vuole tutto, vuole essere autonomo in tutti i sensi, vuole il contrario di tutto, vuole quindi anche la dipendenza, che è il contrario dell'autonomia, ma questa dipendenza la vuole sempre in funzione dell'autonomia, perché l'essere onnipotente che gli deve risolvere tutti i problemi deve essere al suo servizio, quindi vuole un Dio che dovrebbe essere Dio l'onnipotente e che quindi al di sopra di tutto, anche al di sopra di lui, e di fronte al quale egli deve prostrarsi in atto di sottomissione, di preghiera, di supplica,
vuole che in realtà questo Dio sia il suo servo, sia il suo schiavo, sia il genio della lampada che esce al momento opportuno e gli risolve i problemi non appena si trova in uno stato di necessità. E bisogna tenere conto che questi sono sentimenti reali, concreti, e esistono in ogni situazione psicoterapeutica, e che alle volte ci sorprendono perché non siamo preparati e pensiamo che la psicoterapia marci per la giusta strada, e poi viene fuori uno di questi stati d'animo che sono collegati al mondo magico, al mondo fantastico, al mondo delle emozioni in cui si trova il paziente. Che alle volte viene anche esplicitato, perché nel delirio il paziente esprime proprio questi sentimenti che non hanno nessuna corrispondenza con la logica ordinaria, ma fanno parte di quella dialettica dei sentimenti che sono alla base di ogni personalità, perché non bisogna pensare che alla base della personalità ci sia la logica limpida, aristotelica o platonica, che è tutta alla luce del sole, luminosa, splende nell'alto dei cieli. Non è così. C'è una logica molto più tortuosa, molto più complicata, molto più contraddittoria, che è appunto questa, la logica dei sentimenti originari, che non è che spuntino fuori poi casualmente nel corso di un trattamento con una persona che sembra una persona ragionevole, che sa sviluppare le sue idee in maniera coincidente, puntualmente, con la logica dell'altro, eccetera. E questo è ciò che avviene in superficie. Quindi anche quando si parla di inconscio, bisogna tenere conto di quella che è la dialettica dei sentimenti, perché molto spesso si pensa a questo inconscio come questo magma di pulsioni che stanno più dalla parte della biologia che dalla parte della psicologia, e che quindi già non sono adeguate a interpretare queste esperienze. E non si pensa a quello che l'uomo è dal punto di vista emotivo come nucleo originario, ma intendendo l'originario non come una localizzazione biologica, non come processi di carattere fisico-chimico, ma diciamo originario nel senso di noi stessi, cioè queste origini le dobbiamo cercare in noi, in queste contraddizioni fondamentali. Quindi tutto il processo psicoterapeutico, sin dalle origini, è irto di contraddizioni. In contraddizioni nel modo di concepire il rapporto, nel modo di esprimere le proprie esigenze, di desiderare che si attuino, nel modo di formulare i propri desideri, nel modo di chiedere il soddisfacimento di questi desideri, in tutto quello che si svolge nel processo psicoterapeutico. Noi non dobbiamo cercare le forme logiche consuetudinarie o le forme linguistiche che alle quali noi siamo abituati nella vita quotidiana. Noi dobbiamo cercare delle altre forme concettuali, delle altre forme linguistiche che sono inerenti alla problematica originaria dell'individuo, come individuo che si sente limitato, problematico e quindi defettivo, e dall'altro lato si sente una divinità, o vuole essere una divinità, o vuole che qualcuno lo costituisca come divinità. E quindi le richieste da questo punto di vista sono anche illimitate. E quindi noi ci troviamo di fronte ad un individuo che deve essere assistito in tutte quelle che sono le sue esigenze, le sue richieste, eccetera, ma dobbiamo tenere presente che queste richieste sono anche di ordine limitato, e che anche all'analista vengono richieste degli apporti, degli interventi che in sé, anche nel modo come vengono richiesti, risultano contraddittori. E quindi che cosa si deve fare nell'analisi? Nell'analisi bisogna innanzitutto capire tutte queste cose. L'analisi deve essere analisi di fenomeni, di esperienze che corrispondono alla realtà della personalità. Devono riferirsi sempre alla realtà della personalità. E perciò, data la complicazione e la contraddittorietà delle richieste,
dei sentimenti, delle aspirazioni della personalità con la quale noi abbiamo a che fare. Noi dobbiamo concentrarci soprattutto sulla comprensione. La comprensione, la quale ovviamente non esclude l'interesse affettivo, perché non c'è vera comprensione se non c'è un interesse affettivo. Però una cosa è l'interesse affettivo, che appunto è collegato con la comprensione e che muove dalla comprensione e che ritorna alla comprensione, e altre cose sono altri interessi affettivi che vanno al di là di questa, che è la procedura e che è il compito professionale dell'analista. Quindi noi dobbiamo sempre richiamarci a quello che è il compito professionale dell'analista, che è quello di capire innanzitutto se stesso e il rapporto con l'altro, e quello di aiutare l'altro a capire se stesso. Quindi è il problema di comprensione. Quindi anche tutte queste discussioni che si svolgono ormai da decenni, ecco, nell'ambito delle consorterie, delle associazioni, anche di carattere analitico, e che poi finiscono col cadere in antinomie irrisolubili, devono essere viste sotto questa prospettiva dialettica, perché se non si vede sotto questa prospettiva non si risolve nulla, e allora si ricade poi nelle solite procedure, che sono quelle di un aiuto di carattere affettivo, di carattere emotivo, oppure di un intervento di carattere meccanico, automatico o autoritario o correttivo o suggestivo o protettivo, insomma tutte cose che non rientrano nello spirito analitico, perché lo spirito analitico richiede che in ogni situazione problematica si comprendano quali sono le antitesi, le antinomie, le contraddizioni, e quindi si abbia una prospettiva di conoscenza dialettica di tutti gli elementi della situazione, e poi si richiede una situazione, una risoluzione di carattere dialogico, cioè una risoluzione che deve essere di carattere dialettico. Per cui dalla dialettica non si esce mai, non si può sviare e poi cadere in soluzioni empiriche o in soluzioni di carattere naturalistico che non danno poi una spiegazione ed una conoscenza adeguata, e non danno neanche delle soluzioni adeguate. Quindi adesso naturalmente non possiamo entrare nella discussione, no? Faremo il sabato prossimo. Comunque volevamo appunto far presente che sin dall'inizio, sin da quando si stabilisce il primo rapporto col paziente, noi ci troviamo di fronte a queste contraddizioni. E non dobbiamo illuderci che il paziente sia incondizionatamente ai nostri piedi, alla nostra mercé, che ne possiamo fare quello che ne vogliamo, possiamo condurre così come vogliamo l'analisi. No, perché sin dall'inizio noi ci scontriamo di fronte a questa contraddizione originale. C'è una persona che aspira alla propria autonomia e che quindi vive la situazione dell'analisi in contraddizione con questa autonomia. Il paziente aspira a risolvere da sé i suoi problemi, e di fronte all'analista cosa succede? Che vorrebbe che l'analista non ci fosse, perché vorrebbe essere lui il protagonista, ma dato che c'è, l'analista dovrebbe essere una specie di divinità che risolve tutti i problemi, però deve essere al servizio del paziente. Non è che risolva tutti i problemi, deve risolvere tutti i problemi a modo dell'analista, deve risolvere tutti i problemi secondo le modalità che desidera il paziente. E queste non è che siano situazioni che nascono nella situazione analitica, perché nascono dalla problematica della personalità del paziente stesso, sin dalle origini, sono problemi originali. E quindi non possono neanche essere empirizzati, come spesso si fa, perché quando si parla del transfert la si considera una condizione empirica che nasce nella situazione analitica, nasce perché il paziente vede l'analista in funzione del suo passato, ma queste sono condizioni originarie, generali, che fanno parte dello sviluppo della personalità del paziente e che in analisi, è vero, vengono drammatizzate, vengono esasperate anche, ma non nascono dalla situazione analitica,
nascono dall'interiorità del paziente. E quindi così noi le dobbiamo vedere, le dobbiamo vedere non come delle cose empiriche che nascono in quel momento perché l'analista ha quelle caratteristiche o il paziente ha quelle caratteristiche. Sì, queste, tutti questi particolari possono condurre ad una drammatizzazione di queste contraddizioni, di queste problematiche, eccetera. Ma le problematiche fondamentali della situazione analitica della psicoterapia, quindi autentica, che ha le caratteristiche che abbiamo detto, nascono proprio dai fondamenti costitutivi di quella che è la personalità. Fondamenti costitutivi che dobbiamo riconoscere sul piano della dialettica dei sentimenti, che è la dialettica innanzitutto del sentimento dell'io, del soggetto. Per cui noi ci riportiamo sempre al sentimento dell'io, al sentimento del soggetto e al processo riflessivo, che non dobbiamo vedere come una cosa astratta, come abbiamo detto ripetutamente, perché la riflessione non è il riflesso sulla superficie speculare di un oggetto che si trova di fronte alla superficie stessa. Non è questa la riflessione, questa è la riflessione di carattere fisico, che non ha niente a che vedere con la riflessione dell'interiorità soggettiva, che è una riflessione costitutivamente problematica e si svolge quindi sul piano della emotività e sul piano della conoscenza, che sono strettamente collegate, che originariamente non possono essere scisse l'una dall'altra. Per cui parlare per esempio di psicologia cognitiva o di psicoterapia cognitiva, cosa vuol dire cognitiva? Che dobbiamo lavorare di intelletto? No, non possiamo mai lavorare solo di intelletto, dobbiamo tenere presente tutta la personalità.